di nuovo ben ritrovati qui dallo stadio del Bisenzio di Signa, dove Signa e l'Astregiana stanno facendo il loro rientro in campo dagli spogliatoi, pronti per dar vita a questi secondi 45 minuti del derby delle Signe. Primo tempo piuttosto incolore, avaro di emozioni, che è nato in archivio sul punteggio di 0-0. Intanto, in attesa del fischio d'inizio di questa ripresa, ne approfitto per chiedere a Nico un riepilogo dei risultati maturati al termine dei primi 45 sugli altri campi. Sì, ed eccoci con i risultati dagli altri campi. Alla fine del primo tempo, Porta Romana sotto in casa con la Fortis per 1-0. Jolly Montemullo e Baldaccio Bruni invece sono andati a riposo sull'1-1. A Grassina è finito il primo tempo, ma con una variazione rispetto all'ultimo nostro collegamento. La Zenit ha segnato la terza rete proprio al 45esimo con Miciliaca. Quindi Grassina 0, Zenit 3 alla fine del primo tempo. Poi la Castiglionese, proprio in chiusura di primo tempo, è andata in vantaggio sull'Antella. Castiglionese 1, Antella 0, ha segnato al 43esimo Sexeni. E poi finale del primo tempo alle Badesse si stese 1-1. A te Nicolò. Bene, grazie Nico. Intanto è ricominciato da qualche secondo il secondo tempo di Signa all'Astregiana, con il Signa in fase d'attacco. Tomberli qui non riesce a controllare il pallone, lotta però il numero 9 gialloblu, alla meglio Terzani che poi appoggia sulla destra per Mazzoli il lungo lancio, troppo lungo per Bianchi ma anche per Chiesi, così è facile e senza particolari problemi l'uscita dell'estremo difensore gialloblu Cappelli. Dicevamo, un primo tempo davvero avaro di emozioni, Nico, in questo derby. Portieri di fatto inoperosi, un solo lampo, il tentativo di Tomberli. Sì, sicuramente se dovessimo cercare qualcuno fra i migliori in campo, Niccolò, dovremmo trovarlo nei reparti difensivi, perché per il momento davanti nessuna delle due squadre ha fatto cose egregie. Anche l'unica vera grossa occasione capitata sui piedi di Tomberli ha visto un numero 9 signese non lucidissimo in fase conclusiva, ha sprecato una buona occasione sparando fuori in diagonale. Ci sembra che non ci siano state per il momento sostituzioni, quindi prima di scoprire ulteriori carte i due tecnici si ripresentano con gli stessi schieramenti. No, dicevi bene Nico, non ci sono state sostituzioni e dunque in campo gli stessi 22 che hanno dato vita al derby qui delle Signe fra Signe e l'Astregiana. C'è un lancio lungo adesso a cercare Vezzosi, incontrollabile però da parte del numero 11 gialloblu, la palla così termina a fondo campo per un rinvio che per l'Astregiana verrà effettuato da Lapoletti. Sicuramente una prova ottima da parte delle due retroguardie, sia di quella del Signa che di quella ospite della Lastigiana, che eccezione per l'occasione di Tomberli non hanno poi concesso occasione alcuna alle punte. Intanto Niccolò, proprio in avvio di secondo tempo al 46esimo, pareggia Pecchioli per il Porta Romana, Porta Romana 1 Fortis 1. E dunque ristabilisce la parità il Porta Romana con la Fortis, quello che è il big match di questa giornata di Eccellenza Toscana Girone B. È il Signa adesso che manovra il pallone, impreciso però questo suggerimento. Lari non riesce a sua volta a controllare il pallone, che si perde così in una rimessa laterale a favore del Signa, battuto in questo momento da Pelagatti a cercare Tomberli. C'è però l'intervento preciso da dietro di Mazzoli, poi si lotta alle pressi della panchina di mister Arcadio. Alla fine è Bartolozzi che ne esce vincitore, ancora Bartolozzi numero qui, salta due uomini, poi mette in mezzo per Tomberli, la sua conclusione ribattuta da Terzani, sì proprio da Terzani, e qui lampo di Bartolozzi che con una magia si era liberato ben di due avversari. Grande numero, più da slalomista che da calciatore, questo è di Bartolozzi. Del resto non lo scopriamo certo ora che il centrocampista di scuola a se stesi ha veramente i numeri per ben figurare non solo al centrocampo ma anche in attacco, un autentico jolly a disposizione di Arcadio. E qui dobbiamo dire, Niccolò, lentissimo Tomberli, che dopo aver ricevuto palla in area di rigore ci ha messo troppo tempo per girarsi, tant'è che persino il rapido che è passato qui di fronte alla stazione di Signa è stato più veloce di lui a transitare. E purtroppo bisogna avere un pizzico di lucidità in più in attacco, e il Signa per il momento sta mancando.
Eh sì, perché lì l'occasione era davvero ghiotta per Toberri, troppo letto, ma ha detto bene Nico, al momento di provare la battuta verso la porta dei letti, e così Terzani è riuscito ad immolarsi, a far scudo col proprio corpo al tentativo del centroavanti giallo-blu. Intanto il pallone adesso è controllato per la Lastrigiana dal proprio estremo difensore Lapo Eletti, mentre Terzani è prossimo a fare il suo rientro sul rettangolo di gioco. Una serie di batti e ribatti, finisce a terra poi il giocatore giallo-blu, tant'è si prosegue il colpo di testa di Coppola, quello tentato ma non riuscito da parte di Marrani, poi Corradi lungo a cercare Chiesi, c'è Vegni su di lui, ottima qui la copertura, scusate Pelagatti, ottima qui la copertura da parte del terzino di casa, che lascia che il pallone termini a fondo campo. Buona esperienza del classe 96 ex Sestese, ex Doccia, ex Fortis, che non ha concesso nulla a Chiesi. Dobbiamo dire, Niccolò, che gli esterni offensivi di Gigi Sarti stanno mancando della necessaria velocità di esecuzione, l'abbiamo detto anche nel primo tempo, Gazzarini a sinistra e Chiesi a destra per ora non stanno pungendo come dovrebbero. Intanto si lotta adesso ancora Siglia, che prova a farsi vedere con Bartolozzi, ha spazio per il tiro, Bartolozzi ci prova, il pallone però non assume la giusta potenza e traiettoria, così che è facile per Eletti controllarlo, squillo comunque della compagine giallo-blu che anche in questo primo scorcio di ripresa, se ne sono andati infatti quasi 6 minuti, dimostra comunque di crederci un pizzico di più rispetto a una Lastrigiana ancora molto guardinga. Intanto attenzione, c'è Mazzoli che qui si rifugia in fallo laterale, Signa che resta in pressione, non che Signa abbia fatto sfracelli, ma certo Nico sta dimostrando forse di crederci di più della Lastrigiana. Sì, e soprattutto sta dimostrando di avere qualità anche nei centrali di centrocampo, ha giocato bene anche il giovane Bizzeti nel primo tempo, e ora c'è Bartolozzi che sta prendendo per mano il reparto. Adesso ci ha provato di prima intenzione Coppola, il suo tentativo è stato deviato da un avversario, allora si ripartirà con un tiro d'angolo a favore della formazione giallo-blu dei canarini di Mister Arcadio, che dunque usufruiscono di questo calcio d'angolo. Alla battuta lo specialista Angelo Coppola, attenzione alle parabole sempre insidiose disegnate dal numero 10 giallo-blu, ecco la battuta sul primo palo, c'è il colpo di testa proprio di Bianchi, utile in fase difensiva, non si è visto di fatto in avanti, qui è stato bravo a dare il suo apporto in fase arretrata nello sventare questo tiro d'angolo, ma ancora Signa con Pelagatti sempre per Coppola, eccolo Coppola prova ad aprire il gioco dall'altra parte, troppo lungo però per Vegni, c'è Corradi e si ripartirà dunque con un rinvio da fondo campo. L'intervento in chiusura su questo calcio d'angolo di Coppola da parte di Manuel Bianchi è lo specchio fedele di come la squadra deve interpretare anche nei propri elementi avanzati la fase difensiva. Del resto Gigi Sarti lo ha detto anche in settimana, bisogna metterci tanta attenzione e ci vorrà grande spirito di sacrificio. Per il momento dobbiamo dire, Niccolò, che la Lastrigiana in questo fondamentale non sta assolutamente mancando. Beh, sicuramente una gara molto accorta dal punto di vista difensivo, dal punto di vista anche tattico per Lastrigiana, che lo ricordiamo deve fare anche a meno di importanti pedine, visto che la retroguardia biancorossa è stata pesantemente falcidiata domenica scorsa con 3 espulsioni in occasione del match perso per 3-1 contro Porta Romana. Attenzione, Lastrigiana in fase d'attacco adesso con Vanni ci prova, mira imprecisa, palla che si perde altissima sopra la traversa della porta difesa da Cappelli. E chissà, Niccolò, se Gigi Sarti stia o meno pensando di utilizzare magari negli ultimi 20 minuti, nell'ultimo quarto d'ora, Giovanni Di Tommaso, che magari non è in condizioni perfette, ma sai, è un attaccante, un grande attaccante che il guizzo lo potrebbe sempre trovare.
Beh sì, un bomber del calibro di Tommaso, anche se non in perfette condizioni, se ovviamente ha a disposizione un minutaggio sia pur limitato, può sempre essere pericoloso. E tanta attenzione a Manuel Bianchi. Manuel Bianchi prova ad andare sul fondo, fa buona guardia a Strupelli, che però non riesce ad evitare il tiro d'angolo per la Lastrigiana. Terzo tiro dalla bandierina dell'incontro per i biancorossi di Sarti. I precedenti non hanno sortito esiti positivi per la formazione ospite. Intanto alla battuta c'è il numero 7 ospite Chiesi, che chiama uno schema. Ecco la battuta da parte di Chiesi, il pallone in mezzo, attenzione, perché qui occasione, Nico, per la Lastrigiana con Allori solissimo, qui marcatura da rivedere da parte del Signa, peccato per la Lastrigiana che Allori non sia riuscito a mirare la porta. E questa è una grande occasione, una grandissima palla tagliata verso il secondo palo da calcio d'angolo da parte di Chiesi. E qui è squillato forte il campanello d'allarme nella difesa centrale di Insigne, che fin qui era stata perfetta, ma in questo momento ha giocato un po' alle belle statuine. Operazione pericolosissima, della quale purtroppo per la Lastrigiana Allori non ha approfittato a dovere. Però questo potrebbe essere uno schema utilizzabile dai ragazzi di Gigi Sarti. Calcio d'angolo tagliato e magari inserimento da dietro di un difensore. Intanto è rimasto a terra un giocatore gialloblu, molto probabilmente si tratta di Tomberli. Allora Chiesi ha fatto sì che il pallone terminasse in fallo laterale, interrompendo il gioco. Eccoli i soccorsi dalla panchina gialloblu per il centroavanti della formazione di mister Arcadio. Dunque poco fa molto pericolosa, molto insidiosa anche la Lastrigiana con l'angolo di Chiesi, il colpo di testa di Allori che d'ottima posizione, lasciato tutto solo nel cuore dell'area di rigore, non è riuscito a dare al pallone la giusta traiettoria, altrimenti sarebbero stati davvero seri problemi per Cappelli. Gioco intanto momentaneamente fermo, quando siamo giunti, ormai siamo prossimi all'undicesimo, nel corso di presa, sempre 0-0 fra Signa e Lastrigiana. Eh sì, e se è vero come è vero che nel primo tempo Tomberli aveva graziato il portiere Eletti sbagliando la misura del rasoterra diagonale, lo è altrettanto il fatto che qui il colpo di testa impreciso di Allori ha graziato Cappelli. Intanto il gioco è ancora fermo per permettere i soccorsi a Tomberli, che adesso si rialza e sta abbandonando momentaneamente il campo. Quando siamo giunti all'undicesimo, nel corso della ripresa, risultato sempre fermo sullo 0-0 di partenza. Tra l'altro, Niccolò, notiamo che in panchina a disposizione di Arcadio ci sono due ex biancorossi mica da ridere. C'è l'attaccante Claudio Gambineri, che in biancorosso l'anno scorso non ha avuto molta fortuna, ma c'è il giovanissimo classe 2000 cavallo pazzo Andrea Attanasio, che è un giocatore dalla grande velocità di base e che può mettere scompiglio in qualsiasi difesa. E oltretutto è un ragazzo che ha il carattere, avrebbe il carattere giusto, Niccolò, noi che lo conosciamo bene, per entrare alla grande in questo tipo di partite. Eh beh sì, soprattutto in una partita così bloccata dal punto di vista tattico, un giocatore come Attanasio, Nico, potrebbe effettivamente avere il suo impatto sul match. Intanto attenzione, perché c'è un batti e ribatti nell'area di rigore del Signa, alla fine il pallone viene spazzato in fallo laterale a favore della Lastrigiana, battuto in questo momento, c'è Variale sul pallone, un avversario su di lui, palla nuovamente out, la rimessa però è del Signa. Tra l'altro, Niccolò, diciamo una cosa che fa onore alla società del Signa. Quest'anno la formazione juniores provinciale, guidata da due autentiche colonne storiche del calcio signese, che sono Cristiano Coli e lo zio dei dilettanti Fabio Fabiani, pareggiando ieri 2-2 sul campo dell'Athletic Sesto, è prima in classifica, a dimostrazione del fatto che la squadra, la società di Giampiero Morandi, cura ora molto di più anche il settore giovanile. Eh sì, una notizia sicuramente positiva questa per il Signa, mentre attenzione, arriva un cartellino giallo ai danni di Strupeni, che dunque è il secondo ammonito dell'incontro per il Signa. Qui un fallo ai danni di un avversario e dunque si ripartirà con un calcio di punizione forastigiana, e qui quanto manca Caroti. Niccolò, abbiamo avuto lo stesso pensiero e sicuramente è il pensiero dei numerosi tifosi biancorossi che sono sia qui alle nostre spalle che sulla tribuna opposta, quella lungo la ferrovia. E qui ci fosse stata la mitica sassata di Caroti, Cappelli avrebbe avuto molta più paura. E purtroppo manca anche un altro interprete di questo tipo di calci passati, che è Di Tommaso, che ha un tiro molto più secco ma comunque ugualmente forte e preciso.
Eh sì, è vero, giusta osservazione, non solo Carotti, anche Di Tommaso, e quindi vedremo chi si caricherà della battuta. Sembra essere Manuel Bianchi, potrebbe essere lui a provare la battuta, almeno dal linguaggio del corpo. C'è anche però Chiesi, vedremo chi sarà dei due a provare la conclusione verso la porta difesa da Cappelli. Ecco il fischio da parte del direttore di gara, è Manuel Bianchi, la conclusione di Bianchi, centrale facile qui per Cappelli. Una telefonata alla quale Cappelli non poteva altro che rispondere prontamente. Già effettuato poi il rilancio, si lotta, c'è Chiesi per Lastrigiana, poi Pelagatti, il pallone in fallo laterale. In questi ultimi minuti dobbiamo dire che la Lastrigiana sembra aver preso maggiore confidenza nei propri mezzi. Intanto Bianchi, poi Varriale, bene qui per Corradi rischia di incespicare sul pallone, poi serve comunque Gazzarrini sul settore sinistro. Il campo si è visto poco, Gazzarrini soprattutto in questo avvio di ripresa, il cross in mezzo, finisce a terra un difensore giallo-blu e si perde questa azione offensiva della Lastrigiana. E tra l'altro lo ricordiamo Niccolò, qui viene posta grande attenzione qui a segna su Gazzarrini, perché Gazzarrini detiene un record in occasione della prima partita di Coppa Italia di quest'anno, la prima partita ufficiale, pronti via un minuto e mezzo, e Gazzarrini, giunto in bianco-rosso nella sessione estiva di mercato, ha firmato il primo gol della Lastrigiana, quindi un po' un incubo per la formazione giallo-blu, incubo che comunque, lo ricordiamo, Vegni ha contenuto con grande sicurezza e abilità. Eh sì, per il momento si è visto davvero poco, Gazzarrini ben contenuto, come hai detto tu giustamente Nico, dalla prova di Vegni, del terzino giallo-blu, che adesso sta per effettuare questo fallo laterale. Ecco il fallo laterale effettuato in questo momento, a cercare Tomberli, anticipato alle sue spalle dall'intervento in copertura da parte di Corradi, dunque nuova rimessa laterale a favore del Signa, che adesso verrà effettuata nei pressi della parte di tribuna dove sono assieme i boys del Signa, i supporter più caldi della compagine giallo-blu. Intanto attenzione a questo tentativo di cross in mezzo, c'è colpo di testa preciso da parte di Lari, poi sul pallone ancora il Signa, Coppola non riesce ad arrivarci, vediamo se c'è stato un tocco da parte del giocatore biancorosso, sì così è, perché la rimessa infatti è per il Signa, il pallone poi controllato da Bartolozzi in qualche modo, ancora Bartolozzi dentro, non si intende però con i propri colleghi di reparto, ma ancora Signa adesso a manovrare con Bizzetti, ecco Bizzetti elude l'intervento di Terzani, può provare anche la conclusione, la parata di Eletti che si rifugia in un calcio d'angolo. Bravo Bizzetti, bel movimento, conclusione però dobbiamo dirlo Niccolò, dalla distanza piuttosto debole, molto scenica la respinta di Lapo Eletti, però utile ad evitare il pericolo per la Lastrigiana. E dunque Signa che usufruirà di questo calcio d'angolo, la conclusione da parte di Bizzetti, la parata di Eletti che ha deviato in un tiro d'angolo, c'è lo specialista Coppola dalla bandierina pronto ad effettuare la battuta di questo corner. Ecco Coppola pronto ad effettuare il cross in mezzo, eccolo in questo momento, c'è un colpo di testa di Bianchi, davvero utile in fase anche difensiva, attenzione, tutto regolare la posizione qui di Bartolozzi che in equilibrio precario ha provato la battuta, palla alta. E qui fortunato è Bartolozzi che è stato rimesso in gioco, se non ho visto male Niccolò, da una deviazione di un difensore della Lastrigiana, e qui Bartolozzi ha sbagliato, controllo in scarsissima coordinazione e conclusione alta, però ora attenzione perché il Signa sta spingendo con maggiore vigore con i propri centrocampisti. Ecco il rinvio intanto effettuato da Eletti, il colpo di testa di Coppola, ancora Coppola, l'appoggio è per Marrani riesce a controllare il pallone, ancora il numero 7 giallo-blu, l'appoggio è per Bizzetti, eccolo Bizzetti, ancora per Marrani, attenzione c'è spazio per il numero 7 giallo-blu, ancora Marrani che entra in area, attenzione ancora Marrani dentro per Tomberli, Eletti non è finita però, c'è Marrani, finisce a terra, si prosegue tra le proteste dei supporters giallo-blu, ma attenzione
rigore perché Insignia è ancora in zona d'attacco, no, perché Terzani adesso può ripartire la Lastrigiana, niente da fare però qui perché ancora Insignia che fa buona guardia. E qui Nico, ecco la più nitida occasione da rete di questa partita con l'incursione di Marrani, lo scarico per Tomberi, qui bravo Tomberi di prima intenzione, altrettanto provvidenziale Letti. Qui bravissimi tutti e due, bravo Tomberli nel girare a rete, doveva comunque fare qualcosa in più. Succede spesso a Tomberli con la Lastrigiana, Niccolò, di avere alcune occasioni importanti e poi sbagliare, ma qui bravissimo Eletti a chiudere lo spazio. Eh sì, qui davvero decisivo Eletti nel mantenere inviolata la propria porta sulla conclusione da distanza ravvicinata da parte di Tomberli, ben innescato da Marrani. Questa veramente la più nitida occasione, la più nitida chance da rete da parte dell'incontro. Poi sul proseguo proteste anche da parte sugli spalti dei supporters gialloblu per Marrani, per la caduta di Marrani in area di rigore. Difficile da qui effettivamente valutare se ci fosse stato un contatto o meno. Beh sì, anche perché sulla corta respinta di Lapoeletti si sono avventati in diversi e in quelle situazioni lì in area è difficile anche per l'arbitro oggettivamente valutare. Intanto Lastrigiana adesso con Variale il lancio a cercare Bianchi, attenzione è buono, leggermente però troppo lungo, così che Cappelli può farsi la presa, resta a terra, attenzione Manuel Bianchi. E intanto Nico ti vedo frebere, sì. Il che preannuncia che è cambiato qualche risultato. Eh sì, tra l'altro è cambiato risultato importante, c'è il nuovo vantaggio della Fortis Juventus sul campo del Porta Romana al 65esimo, scusate, segna Serotti, quindi Porta Romana 1, Fortis 2. E intanto è prossimo anche il primo cambio dell'incontro, ad operarlo è la Lastrigiana e sta per entrare con il numero 16 il giovane Nicolò Del Pela, punto fermo della formazione degli juniores regionali biancorossi, al suo posto che è subentra al posto di Chiesi. E cerca di rinforzare il centrocampo attraverso l'ingresso del giovane classe 2000 Niccolò Del Pela, che i nostri telespettatori ricorderanno molto bene avendo seguito le pianticelle biancazzurre su TV Prato, anche nelle file degli allievi nazionali del Prato, un ragazzo giovanissimo ma che già all'inizio della stagione proprio con il Insignia in Coppa Italia ha dimostrato di avere la necessaria personalità per entrare in una partita così importante. Vediamo quanto peso e quanta sostanza saprà dare al centrocampo biancorosso. Attenzione perché c'è ancora il Insignia in attacco e c'è il corner guadagnato dalla formazione di mister Arcadio. È chiaro che con l'ingresso di Del Pela mister Sarti voglia dare maggiore densità al centrocampo, Nico. Anche perché Niccolò il Insignia, premendo in questi minuti sull'acceleratore, sta un po' sgretolando la resistenza della Lastrigiana, quindi è chiaro che Sarti ha bisogno di puntelli che impediscano lo straripamento dell'argine insomma giallo-blu. Ennesimo tiro d'angolo per il Insignia, il solito Angelo Coppola alla battuta di questo corner. Ecco il cross in mezzo da parte di Coppola, il pallone che danza e rimbalza pericolosamente dentro tutta l'area di rigore biancorossa, poi controllata da parte da Bizzetti che però non ha un controllo felice, così il pallone termina in fallo laterale per una Lastrigiana che può respirare da qualche minuto. Nico, come avevi notato giustamente te, la pressione del Insignia è aumentata e vedremo ora come si risistemerà il centrocampo biancorosso, Niccolò, perché ora manca un elemento offensivo, un elemento smaccatamente più offensivo come era Chiesi. Adesso c'è il colpo di testa di Gabrielli per il Insignia, il pallone che si perde in un fallo laterale battuto in questo momento da Mazzoli per la Lastrigiana. C'è Bianchi che controlla il pallone, c'è Coppola, ecco proprio Del Pela, il neutrato che controlla il pallone, l'apertura poi per Gazzarrini sul settore sinistro del campo, Gazzarrini davanti a sé Vegni, bravo Gazzarrini, il cross però troppo lungo per Terzani che riesce comunque in qualche modo a controllarlo, ma poi dalle sue spalle gli sradica il pallone un avversario segnatamente Vezzosi, molto bravo qua, poi Mazzoli per Lastrigiana, quindi Del Pela, poi c'è Variale, poi ancora per
Terzani, quindi Mazzoli cerca un suggerimento difficile per Vanni, la palla si perde in fallo laterale, in precedenza Nico Del Pela chissà avrebbe potuto anche provare la battuta verso la porta Beh, lui ce l'ha la conclusione alla distanza, però ha visto l'inserimento sulla sinistra di Gazzarini, ha provato a dargliela ma ha dosato male secondo me Niccolò, non so come la pensi tu, ha dosato male il pallone e quindi Gazzarini poi ha dovuto allargarsi troppo verso la bandierina del calcio d'angolo e non ha più potuto avere la necessaria coordinazione per crossare di prima intenzione. Eh sì, l'idea di servire Gazzarini era buona, troppo lungo e defilato però la misura del passaggio, così che Gazzarini ha dovuto poi allargarsi troppo e il cross alla fine non è stato preciso per Terzani. Eccolo proprio Terzani che assieme a Mazzoli adesso lanciano via il pallone, il Signa però che lo riconquista, poi Pelagatti a cercare Tomberli fra un paio di avversari, finiscono poi a terra, alla fine arriva anche il fischio del direttore di gara, il fallo sì ingenuo qua è stato commesso proprio da Tomberli. Eh sì, ne ha addirittura stesi due, qui più che a calcio stava giocando a bowling evidentemente, comunque la punizione, il fallo secondo me c'era Niccolò e quindi nulla da eccepire. Intanto dovrebbe essere, ecco arriva un altro aggiornamento importante, la Baldaccio va in vantaggio sul campo del Jolly Montemurlo col solito Nicola Terzi al 13° del secondo tempo, Jolly 1 Baldaccio 2. Baldaccio Bruni che lo ricordiamo una settimana fa ad Anghiari aveva proprio superato per 1-0 il Signa, intanto il pallone qui si perde in una rimessa laterale, c'è Mazzoli per la Strigiana, cerca un compagno smarcato, lo trova in Bianchi, poi l'appoggio per Capitan Terzani, lungo a cercare Vanni, c'è Gabrielli che fa buona guardia, poi il colpo di testa di Pelagatti non è un granché, c'è quella allora di Terzani, quindi Bianchi, attenzione a Bianchi e lì viene murato da Marrani, qui bravo in copertura il numero 7 giallo-blu, poi l'alleggerimento da parte della Strigiana direttamente per Eletti che effettua il rinvio di prima intenzione ma arriva di gran carriera Bartolozzi che riesce a tenere in campo il pallone, ancora il numero 4 giallo-blu, l'appoggio è per Coppola prova la conclusione deviata, nuovo tiro d'angolo per il Signa quando abbiamo già superato anche il 25° nel corso della ripresa. Eh sì, ma ha notevolmente aumentato il ritmo la squadra di Arcadio che sembra in questo momento stare meglio fisicamente rispetto a quella di Sarti. Signa che usufruirà di un nuovo calcio d'angolo in questa ripresa, ne ha battuti davvero tanti il Signa col solito Coppola pronto ad effettuare la battuta, ad effettuare questo tiro d'angolo. Nutrita la rappresentanza giallo-blu nell'area di rigore biancorossa, ecco Coppola, il pallone in mezzo, c'è un colpo di testa tentato da un giocatore del Signa, poi in qualche modo la difesa biancorossa spazza lontanissimo, una sorta di touche e allora il Signa che soffrirà di questo fallo laterale, ma arriva anche il secondo cambio per la Strigiana, entra, fa il suo ingresso sul rettangolo di gioco con il numero 17, l'altro prodotto, l'altra colonna degli juniores, ossia Mazzoni, esce Gazzarini. Ed anche questo, Niccolò, può essere un tentativo di dare vivacità all'attacco ed entra un altro interessantissimo classe 2000, Leo Mazzoni, nato calcisticamente nella Lastrigiana, passato poi nel settore giovanile dello Sporting Arno e ritornato alla Lastrigiana. Attaccante sicuramente più forte fisicamente che veloce, però grande opportunista dell'area di rigore, attenzione perché una palla lunga, un cross, se entra nella disponibilità di Mazzoni può far male. Tanto attenzione qui al tentativo di Marrani di prima attenzione, troppo lungo però per Tomberli e Coseletti, può controllare il pallone. Tra l'altro Niccolò, fammi concludere, Mazzoni non è nuovo, ha l'esordio in prima squadra e soprattutto al gol, perché nella partita di Coppa, la partita di quarti di finale perduta dalla Lastrigiana in casa ai supplementari con la Zenit, Mazzoni realizzò proprio la rete del pareggio biancorosso. Intanto il pallone termina in un nuovo fallo laterale a favore della compagine
del Signa dei padroni di casa. La Stigiana che ha già effettuato due sostituzioni con l'ingresso di due pilastri della formazione degli Juniores come del Pele Mazzoni, Juniores regionale elite della La Stigiana che malgrado la sconfitta di ieri nel big match contro Grassina mantengono comunque la vetta del girone. E intanto ecco la rimessa laterale a favore del Signa con molta calma adesso la formazione giallo-blu, mentre ci sono movimenti anche nei pressi della panchina di mister Arcadio. Eccolo effettuato il fallo laterale, c'è Tomberli alle sue spalle, Mazzoli, ancora Tomberli, deve girarsi, ci riesce, poi però c'è Terzani, quindi Vanni, ma ancora Coppola, attenzione a Coppola, Coppola, il pallone all'indietro adesso per Vegni, Vegni si gira, viene però anticipato, allora attenzione perché può ripartire contro Piana Astigiana, orchestrato da Del Pela, Del Pela proprio per il entrato Mazzoni, attenzione ancora Mazzoni, il cross di Mazzoni e c'è Gabrielli che fa buona guardia, ma ancora Vanni, messa a terra, punizione, punizione e c'è anche il giallo, probabilmente c'è anche il giallo, c'è il giallo ai danni di Coppola, ai danni di Coppola e dunque calcio di punizione, direi Nico, buono comunque l'impatto dei due giovani, del Pele e Mazzoni. Bravi i due ragazzi, freschezza, gioventù, soprattutto coraggio. Non hanno avuto paura, hanno impostato una delle classiche azioni che impostano, e tu ne sei testimone Niccolò commentando spesso l'Juniores per le colonne di Calcio Più, sono, è un'azione tipica anche della squadra Juniores guidata da Andrea Pratesi. E dunque calcio di punizione adesso da posizione decisamente interessante. Intanto scusa Niccolò, velocemente crolla il jolly in casa anche col Baldaccio, terzo gol della Baldaccio con Massaccesi al 17° del secondo tempo, jolly 1 Baldaccio 3. Intanto attenzione a questo calcio di punizione, ci sono Vanni e Bianchi nei pressi del pallone, vediamo chi si caricherà della battuta, è proprio Vanni, la conclusione non male qui da parte di Vanni, anche se alta sopra la traversa. Non ha inquadrato lo specchio della porta, queste per chi conosce il calcio lastrigiano, Niccolò, sarebbero state un po' punizioni all'Andrea Maio. Quella era la sua mattonella. Sì, era la sua mattonella, stiamo parlando di un giovane che ha fatto la storia del settore giovanile biancorosso perché è uno dei ragazzi che componeva la rosa che nella stagione 2014-2015 vinse, guidata da Michele Massimillo, il titolo regionale Juniores. Sì, per quella che fu veramente una grandissima cavalcata della Lastrigiana. Intanto adesso c'è Lori per Lastrigiana che allontana e Coppola che riconquista il pallone. Coppola ammonito poco fa, il terzo ammonito per il Signa di questo derby che vede il risultato ancora inchiodato sullo 0-0 di partenza quando abbiamo raggiunto da pochi secondi la mezz'ora, un quarto d'ora dunque al termine salvo eventuale recupero. Qui questo tentativo avanzato del Signa si perde nel nulla e così la Lastrigiana potrà ripartire da Orivione a fondo campo, mentre ecco scocca il momento anche del primo cambio per quanto riguarda il Signa. Ad uscire dal rettangolo di gioco è Marrani al suo posto con il numero 18, proprio uno degli ex che citavi prima, ossia Gambineri. E scocca il momento di Claudio Gambineri e attenzione Niccolò, perché Claudio Gambineri è un ragazzo che magari all'Astra non ha avuto troppo spazio, ma è uno dal gol facile e dal buon fiuto in area di rigore, quindi vedremo se sarà animato anche dalla classica vendetta dell'ex, potrebbe essere un tassello in più importante in quest'ultimo quarto d'ora in attacco per Arcadio. E dunque scocca anche il momento di Gambineri di entrare a far parte pieno titolo di questo derby. Tanto attenzione alla Stigiana, Mazzoni qui non riesce ad arrivare sul pallone, c'è l'anticipo di Gabrielli, poi però c'è Mazzoli che sradica il pallone proprio a Gambineri, poi bravo, bravissimo qui Strupeni che di testa anticipa Bianchi servendo così il proprio estremo difensore Capelli che mette in movimento Vegni, Vegni lungo a cercare il solito Tomberli, vediamo se riesce a evitare il calcio d'angolo. La Stigiana no, non ci riesce, nuovo tiro d'angolo dunque per il Signa, qui non è riuscito Corradi nella corsa ad evitare che il pallone terminasse in calcio d'angolo e dunque nuovo tiro dalla bandierina per il Signa. Stavolta la notizia è che a batterlo potrebbe anche non essere
Coppola, perché vedo Venni sul pallone, ma effettivamente non è calcio d'angolo, la visuale ci aveva ingannato, è una semplice rimessa laterale battuta da Venni, appoggia per Bizzetti, ancora Venni, il suo cross in mezzo, attenzione proprio per Gambineri. Che cosa si è divorato Nico Gambineri, incredibile. Gambineri da 0 metri ha sbagliato quello che in gergo poco calcistico si chiama bove, una cosa veramente incredibile, un grande cross e Gambineri da 0 metri ha deciso di graziare i suoi ex compagni di squadra, immagino mister Arcadio con le mani tra i capelli, perché Gambineri ha buttato via il classico match point. Clamorosa è qua Nico, clamorosa la chance capitata proprio all'ex dell'incontro, entrato peraltro da pochissimo sul rettangolo di gioco, qui su questo cross di Venni tutto solo Gambineri, qui controllo con un braccio, sì, controllo con un braccio proprio di Gambineri e tutto solo, l'abbiamo detto, numero 18 Gambineri davanti a Deletti, scordinato, accalciato alle stelle, sprecando tutto. Poteva essere la grandissima occasione per sbloccare il derby, invece Gambineri ha sprecato tutto, ma davvero che occasionissima qua è sprecata e sciupata da Gambineri, Nico. Eh sì, questi sono errori che potrebbero pesare tantissimo nell'economia della partita, anche perché il Signa, Niccolò, dobbiamo dirlo onestamente, sul piano delle occasioni avrebbe certamente meritato di più, ma negli ultimi 16 metri purtroppo dobbiamo notare la poca lucidità degli attaccanti di Arcadio, e ne è stata una dimostrazione lampante quello che ha buttato via ora Gambineri. Intanto ancora segna con Bartolozzi, preferisce però spazzare lungo e così c'è Allori che può fare buona guardia e appoggiare a Deletti. Attenzione al rinvio Deletti, rischia perché colpisce in piano Tomberli, poi Gambineri che secondo il direttore di gara ha commesso fallo, protesta Gambineri, viene anche ammonito nella circostanza, qui un fischio dubbio, effettivamente non mi sembrava tutto sommato irregolare l'intervento di Gambineri, se la cava in ogni caso l'ala striscia e qui poteva essere pericolosa. Eh sì Niccolò, forse Gambineri ha le sue ragioni nel protestare, purtroppo è quello che succede spesso in questi casi, è che si rimedia solo un cartellino giallo. E Gambineri, Nico, in pochi minuti che è subentrato sul rettangolo di gioco già comunque si è fatto notare una clamorosa occasione mancata e l'ammonizione, Nico. E stava per spaccare la partita e invece purtroppo ha spaccato solo il cuore, almeno per il momento, dei suoi tifosi, sprecando una occasione che definire colossale è secondo me addirittura riduttivo. Effettivamente, e onestamente il Signa ai punti meriterebbe sicuramente qualcosa in più. Certo la Lastreggiana, Nico, ha giocato dal punto di vista del sacrificio una gara sicuramente accortissima da questo punto di vista, e non poteva fare altrimenti Niccolò l'11 di Gigi Sarti proprio per le assenze. E comunque dobbiamo dare un grande merito a Gigi Sarti, che in settimana, durante la nostra intervista per la rubrica trasmessa dall'Astra TV Gol Bianco Rosso, alla nostra domanda se avesse o no ha avuto il coraggio di schierare qualche giovane, lui ha detto: beh, per me la carta d'identità non conta, se un ragazzo merita io lo schiero, può essere del 99, può essere del 2000, e in effetti c'è da dare merito a mister Sarti, che non ci ha smentito e ha buttato nella mischia in una partita così importante due ragazzi che la maglia biancorossa ce l'hanno cucita addosso, ma che sono anche dell'anno 2000. Ecco adesso il Signa con Tomberli, l'appoggio alle dietro per Bartolozzi, poi il suggerimento per Gambineri, Gambineri poi per Pelagatti, attenzione ancora al Signa, Pelagatti se ne va sulla sinistra, Pelagatti può mettere in mezzo, lo fa, il colpo di testa di Tomberli, rimpallato da Allori, e qua decisivo è Allori. Bravissimo qui Allori, che è venuto a trovarsi a chiudere benissimo la diagonale sulla traiettoria di Tomberli, che poteva girare la rete da due passi. Ottima la prova del centrale difensivo biancorosso, Niccolò, lo ribadiamo. Eh sì, si è caricato letteralmente la difesa sulle proprie spalle, sino a questo momento ha giocato davvero una grandissima gara. Intanto il Signa usufruirà di un tiro d'angolo, qui Allori è stato provvidenziale nel chiudere in angolo il colpo di testa di Tomberli, che se fosse stato indirizzato verso la porta chissà avrebbe dato sicuramente seri grattacapi a Deletti. Intanto ecco Coppola, la battuta di questo tiro d'angolo ne ha fatto incetta il Signa in questa ripresa, ecco Coppola la battuta dentro, rigore, calcio di rigore, tocco di mano di Mazzoni sul primo palo, e c'è, non ha avuto esitazione l'arbitro a decretare rigore, però effettivamente da qua difficile anche avere una visuale, non lo so Nico, non lo so.
Allora qui ci vorrà sicuramente il replay, arrabbiatissimo intanto Gigi Sarti. Certo è, Niccolò, che se c'è stato il tocco è stato veramente un tocco ingenuo. È difficile da qui sapere se c'è, ci affidiamo al replay nella nostra trasmissione di Il Gioco è Fatto. Calcio di rigore. Calcio di rigore. Bartolozzi contro Eletti, Bartolozzi contro Eletti, rete, rete, conclusione da manuale, realizzazione da manuale, aveva intuito l'angolino giusto Eletti, ma quando i rigori si battono così non ci si può mai arrivare. Eh sì, ed è meritato secondo me il punto realizzato da Bartolozzi, meritato per il giocatore ex sestese che ha giocato una ottima partita, un jolly, ha fatto sia il mediano sia l'incontro, contrista, sia il rifinitore ed ora ha fatto anche il finalizzatore, un giocatore completo, un qualcosa in più che nelle file della squadra guidata da Arcadio, che per il momento a Sarti è mancato. E dunque al 37esimo della ripresa si sblocca il derby delle Signe con la rete di Bartolozzi, che su dagli 11 metri non ha fallito la ghiotta occasione, ammonito anche nella circostanza, no, espulso Coppola, infatti avevo visto bene perché Coppola era già stato ammonito in precedenza, poi l'arbitro gli ha sventolato il giallo, ma Coppola era già stato ammonito e quindi rosso, attenzione per il numero 10 giallo blu. E qui colpi di scena nel finale, non so, forse un eccesso di esultanza per Coppola, non lo so francamente, dico, ma succede di tutto. Oppure può essere benissimo, Niccolò, io stavo appuntando questa occasione, non ho ben visto cosa è successo, può essere benissimo che Coppola nella foga abbia detto qualcosa all'arbitro, però certamente se un giocatore dell'esperienza di Angelo Coppola dice qualcosa all'arbitro dopo aver incassato un rigore all'attivo ed essere passato in vantaggio, beh, insomma, qualche dubbio ce lo lascia, Niccolò. Eh sì, effettivamente è proprio così. Coppola che abbandona dunque il rettangolo di gioco, espulso dunque Angelo Coppola, che era già stato ammonito, secondo giallo e conseguente rosso. Corre subito ai repari mister Arcadio, attingendo dalla propria panchina, mentre Nico ti vedo fremere. Sì, perché ti voglio dare alcuni cambiamenti di risultato. A Sinalunga, chiedono chi è il marcatore dell'Aglianese a Sinalunga, perché ancora non c'è effettivamente... Marzierli, quindi Marzierli ha segnato per l'Aglianese e poi appunto c'è l'indicazione del risultato della Signa. Vai. E intanto ecco che corre a ripari mister Arcadio, inserendo dalla propria panchina a Bruni con il numero 17 e togliendo Tomberli, e dunque la Stregiana si sotto, ma che adesso giocherà questi ultimi minuti qui al Bisenzio in superiorità numerica, complice l'espulsione di Coppola. Mister Arcadio ha tolto ora dal rettangolo gioco Tomberli, poco fa ha tolto anche Marrani, di fatto rimane Gambineri come soluzione offensiva del Signa. Beh, giusto l'atteggiamento di Arcadio, che ora si trova in vantaggio a pochi minuti dalla fine e quindi deve cercare di coprirsi, e ora vedremo cosa saprà fare l'ala astrigiana. Dovrà buttare il cuore oltre l'ostacolo la squadra di Gigi Sarti, ma a questo punto visto che si è già in svantaggio bisogna cercare di rischiare, usare un po' di più. Sicuramente ci sarà un recupero piuttosto cospicuo, perché il gioco è stato fermo per almeno 3 minuti dopo il rigore trasformato da Bartolozzi, infatti l'espulsione di Coppola con conseguente gioco fermo, e quindi mi aspetto comunque un recupero importante. Intanto adesso c'è un fallo ravvisato proprio dal direttore di gara, Signa in vantaggio ma che si trova adesso a gestire questi ultimi minuti del derby in inferiorità numerica. Certo è che la Stigiana è sì, Nico, in superiorità numerica, ma è anche vero che la Stigiana in questi ormai più di 85 minuti di occasioni vere e proprie ne ha create poche. Eh no, specialmente nel secondo tempo, Niccolò, abbiamo visto anche da questo punto di vista una predominanza dei gialloblu nelle occasioni, ed è per questo che ci sentiamo di confermare il fatto che se la partita dovesse finire così i ragazzi di Arcadio sicuramente avrebbero meritato la vittoria. Ma attenzione, perché lo sappiamo, nel calcio può veramente accadere di tutto e alla fine il Signa è ancora in vantaggio però solamente di un gol.
Intanto il pallone in mezzo, un colpo di testa, poi c'è quello di Allori, quindi Mazzoli impreciso, però davvero impreciso qui Mazzoli, e difficoltà ora a costruire il gioco per l'Astrigiana. E purtroppo ricordiamolo Niccolò, vedendola dalla sponda biancorossa, se questa si materializzasse sarebbe la quinta sconfitta consecutiva per i ragazzi di Gigi Sarti, sarebbe la critica la situazione, perché a quel punto lì potremmo proprio parlare di crisi vera, Niccolò. Con un calendario che peraltro Nico non agevola, perché domenica la Guardiana arriva alla Castellonese, che è una squadra comunque in forma, e poi c'è la trasferta a Filline contro il Valdarno. Esatto, due partite difficili contro due squadre altrettanto insidiose. Intanto attenzione all'Astigiana che comunque ci prova, c'è però la posizione di offside ravvisata Mazzoni, sfortunato protagonista del calcio di rigore decretato per un tocco col braccio sull'angolo di Coppola. Intanto ecco anche il terzo cambio per l'Astigiana con Brillanti che subentra in campo in questo momento. Scocca dunque il momento di Brillanti per Ullari che zoppica, attenzione perché potrebbe piovere ancora su Bagnato per la retroguardia di Sarti, con Ullari che zoppica vistosamente. Sì Niccolò, e oltretutto facevo una riflessione, se questa è la sostituzione operata da Sarti vuol dire che effettivamente Di Tommaso è in panchina solo per onor di firma, perché altrimenti il tecnico della Lastrigiana probabilmente questi ultimi 5-6 minuti gliel'avrebbe fatti fare. Sì, hai fatto bene a ricordare anche che la Lastrigiana, oltre alle emergenze, alle numerose emergenze in difesa, deve fare almeno un attacco anche di un pezzo da 90 come Di Tommaso, non in perfette condizioni, che non ha giocato domenica scorsa contro Porta Romana e che al momento, e non penso ormai ci possa essere tempo e minutaggio per Di Tommaso, anche perché l'ingresso di Brillanti, come ha detto Nico Poffa, da questo punto di vista è uno specchio della situazione, ossia che il bomber biancorosso non sia in perfette condizioni. Tanto il pallone si perde in fallo laterale a favore del Signa, dei padroni di casa, un'occasione importante per guadagnare secondi preziosissimi per il Signa che sta conducendo per una rete a zero, decide il calcio di rigore realizzato al 37esimo della ripresa qualche minuto fa da Bartolozzi, che ha legittimato comunque una prestazione da parte del Signa che è sicuramente migliore per quanto riguarda le occasioni rispetto alla Lastrigiana, che in avanti ha creato davvero poco. Ricordiamo un colpo di testa di Allori pericoloso, ma certo né Bianchi né Gazzarrini né Vanni hanno veramente creato, Nico, seri problemi alla retroguardia giallo-blu. No, hai fatto bene tu Niccolò a ricordare che l'unica occasione vera creata dalla Lastrigiana è stata creata dalla testa di un difensore, e questo è lo specchio di una situazione che purtroppo non è buona per Gigi Sarti. Anche perché intanto l'Astrigiana, vediamo questa azione offensiva della Lastrigiana che rimane comunque in zona d'attacco con Mazzoli commette anche fallo, niente da fare. Ti chiedevo Nico se ci sono aggiornamenti sui risultati soprattutto dei Badesse e dell'Antella. No, intanto Niccolò, riguardo a quello che dicevi tu della Castiglionese, la Castiglionese ha subito una clamorosa autorete di Redi al 41esimo e quindi c'è stato il pareggio dell'Antella. Al 41esimo del secondo tempo Castiglionese 1, Antella 1, autorete di Redi. Questo significa che la Lastrigiana con il pareggio anche dei Badesse in questo momento si troverebbe penultima da sola, e qui la situazione ovviamente si fa complicata. E attenzione Niccolò, perché riferito alla gara del Jolly che è sempre in fondo, il Jolly però combatte e accorcia le distanze ancora con Giovanni Mazzoni al 35esimo del secondo tempo. Bene, grazie Nico per questi sempre preziosi e puntuali aggiornamenti in tempo reale, mentre ecco anche il quarto cambio per la Lastrigiana, subentra con il numero 13, un altro prodotto del settore giovanile biancorosso della formazione degli juniores, ossia Morandi. Sinceramente non ho ben capito chi abbia lasciato il rettangolo di gioco. Mazzoni, Nico? Sì, almeno l'altoparlante qui del Bisenzio ha dato l'uscita di Mazzoli e sarebbe, lo confermiamo, ed è una sostituzione logica perché Marco Morandi, classe 98, anche lui di scuola Sporting Arno, fa l'esterno basso e quindi è un cambio che ci sta.
Attenzione Nico, perché tornando alla cronaca abbiamo già superato il primo minuto di recupero, siamo già nel 91esimo inoltrato di questo derby del Bisezzo, che vede il Signa in vantaggio per una rete a zero sulla Lastigiana, che dunque deve a questo punto serrare e stringere i tempi per evitare quella che sarebbe la quinta sconfitta consecutiva. Attenzione a Vanni dentro, è ancora viva l'azione però biancorossa con Corradi, Corradi mette in mezzo, spazza poi Strupeni, ottima la prova fino a questo momento del numero 6 giallo-blu, poi Gabrielli che chiude, ci prova adesso, ci prova la Lastrigiana, non potrebbe d'altronde fare altrimenti. Siamo ormai prossimi al secondo minuto di recupero qui allo stadio del Bisenzio, con Lastrigiana che chiude in attacco, ricordiamo Signa in inferiorità numerica per l'espulsione per doppia ammonizione di Angelo Coppola, la palla qui è uscita, diete da fare per la Lastrigiana, può respirare adesso il Signa. Quando ormai abbiamo oltrepassato anche il secondo minuto di recupero. Intanto Niccolò arriva al primo finale ed è il finale che forse tutti più aspettavano. Porta Romana 1, Fortis Juventus 2, quindi la Fortis espugna il Gino Bozzi di Firenze. Espugna il campo del Porta Romana e così facendo riconquista anche la vetta proprio ai danni del Porta Romana. Eh sì, un bel cammino quello dei ragazzi di Stefano Calderini fino a questo momento. Intanto il pallone si perde in fallo laterale a favore degli ospiti della Lastrigiana, che adesso deve tentare il tutto per tutto, manca ormai pochissimo al termine. Lastrigiana adesso con Allori, Allori, Allori il suo filtrante, niente da fare, viene rimpallato, resta a terra poi anche un giocatore del Signa, che poi sono i ragazzi di Arcadio, spazzano via dove c'è però solo Eletti. Allora poi Terzani, eccolo il capitano, Terzani alza la testa, Terzani suo cross, niente da fare, c'è Venni, scivola poi Morandi, l'ultimo ad essere entrato sul rettangolo di gioco per la Lastrigiana, Lastrigiana che comunque usufruirà di un fallo laterale mentre gioco momentaneamente fermo, c'è proprio l'autore del gol Bartolozzi che è rimasto a terra, ecco che si può proseguire in questo momento. Morandi, Morandi per Del Pela, eccolo Del Pela, ancora Del Pela contro Venni, Venni lo chiude in fallo laterale, siamo ormai 3 minuti e mezzo oltre il 90esimo, ultimi barlumi di speranza per evitare la quinta sconfitta consecutiva per la Lastrigiana. Signa dall'altra parte deve resistere per ottenere una vittoria che sarebbe fondamentale. Mentale, arriva un fischio che forse può dire anche la parola fine a questo derby e certificare 3 punti per il Signa. Fischio provvidenziale, c'è stato un contatto in area di rigore, generalmente su questi contatti l'arbitro dà ragione alla difesa e qui il Signa respira e forse porta a casa i 3 punti. È scoccato in questo momento il 4° minuto di recupero qui allo stadio del Bisenzio di Signa, non fischia ancora il direttore di gara, allora si continua a giocare per le sempre più flebili speranze biancorosse. Attenzione, qui finisce a terra Terzani, fallo, intervento duro qui, fallo dunque per la Lastrigiana, che ovviamente era Allori anzi ad aver subito il fallo, non Terzani. Fatto sta, la Lastrigiana ha già battuto con Varriale, no, si deve ripetere la battuta di, effettivamente la palla mi sembrava in movimento, tant'è che il calcio di punizione deve essere ribattuto, verrà effettuato direttamente da Eletti quando ormai siamo anche in prossimità del 5° minuto di recupero qui allo stadio del Bisenzio. Palla in mezzo, il colpo di testa di Del Pela, c'è quello poi di Mazzoni, lotta Mazzoni, riesce anche a rimetterla in mezzo, il colpo di testa poi di Capitan Gabrielli, si lotta, c'è un fallo guadagnato adesso dal Signa, da Bruni se non erro, che ha preso il posto di Tomberli nel momento in cui il Signa è rimasto in inferiorità numerica. Attenzione Nico, abbiamo già oltrepassato anche il 5° di recupero, ormai dovrebbe mancare davvero poco. Sì, io credo che su questa punizione calerà il sipario su questo derby, Niccolò. E allora c'è il calcio di punizione battuto direttamente per il Signa da Cappelli, non fischia ancora il direttore di gara, gioco che lo ricordiamo in occasione del rigore e poi della conseguente espulsione di Coppola è stato fermo per alcuni minuti, con questo spiega anche il sostanzioso e corposo recupero. Ancora Lastrigiana allora, che ha ancora speranze ed è ancora in vita con Del Pela, viene ripallato in fallo laterale da Bruni, ancora una volta utile, si continua intanto a giocare, potrebbe essere l'ultima chance davvero dell'incontro per la Lastrigiana, il pallone lungo in mezzo a cercare Mazzoni, sovrastato però da Strupeni che non ha davvero concesso niente alle avanti biancorosse. Attenzione a Bruni, lotta, finiscono a terra in due, poi il pallone spazzato via ed arriva il fischio finale del signor Giacometti, che dopo 6 minuti di recupero dice che per il derby può bastare così, esattamente come un anno fa il Signa di misura in una partita non bella riesce comunque a far sua l'intera posta in palio, stavolta ha deciso il calcio rigore, il calcio
calcio di rigore di Bartolozzi al 37esimo della ripresa. Una vittoria comunque, direi Nico, tutto sommato meritata per il Signa, che sicuramente ha avuto più occasioni di una Lastrigiana che sicuramente ha fatto una gara di grande sacrificio, ma raramente, anzi a memoria, di parate di Capelli non ne ricordo. Sì, sicuramente una bella gara sul piano delle occasioni, sul piano del ritmo da parte del Signa. La Lastrigiana subisce nuovamente l'effetto derby, così come era successo l'anno scorso in occasione appunto del derby del ritorno di Eccellenza, una gara giocata di sacrificio ma con pochi spunti da parte della Lastrigiana, a cui sono mancati tanti uomini, ma è mancato anche un pizzico di caratteri. Ed ora si fa dura, Niccolò, perché come dicevi giustamente tu, questa che si è materializzata è la quinta sconfitta consecutiva per i ragazzi di Gigi Sarti. E allora, mentre i giocatori del Signa vanno a ricevere il meritato tributo dai propri supporters, ricordiamo che il derby dello stadio del Bisenzio ha visto la vittoria di misura del Signa, che grazie al calcio di rigore realizzato da Bartolozzi al 37esimo del secondo tempo è riuscito a piegare le resistenze della Lastrigiana, condannata invece alla quinta sconfitta consecutiva. Dallo stadio del Bisenzio è tutto, un saluto a tutti quanti.